Buongiorno, sono Jean-Michel Carasso e oggi vi presento una specialità turca cruda. Sono delle polpettine di carne di manzo o di agnello, noi abbiamo scelto il manzo, che si fanno insieme al bulgur ammollato, grano pestato chiamato bulgur, che si trova ormai in commercio in diversi posti. Allora, per fare questa specialità, che si chiama cikkafte in turco, abbiamo bisogno di carne macinata di manzo, freschissima, chiaramente, non troppo grassa, bulgur piuttosto fino ammollato, quindi ammorbidito, foglie di coriandolo fresco, cipollotto fresco, peperoncino, pepe della Giamaica, pepe nero e sale. Allora, questo piatto è molto semplice. Una volta in Turchia si faceva pestando la carne nel mortaio, per praticamente farlo diventare una specie di pasta. Noi ormai abbiamo una tecnologia moderna e la usiamo. Quindi prendiamo il nostro frullatore, ci mettiamo la carne, poi ci mettiamo un po' di foglie di coriandolo fresco strappato in questo modo, mettiamo del cipollotto fresco a gusto, cioè mettiamo un pochino di peperoncino, in questo caso sto mettendo peperoncino verde fresco, mettiamo un pochino di pepe della Giamaica o pimento, un pochino di pepe nero, sale, e aggiungiamo il bulgur ammollato. È già tenero. Ecco, noi facciamo girare tutto questo miscuglio per ridurlo praticamente in pasta. Bene, allora, adesso che abbiamo ridotto a pasta praticamente questo miscuglio, lo mettiamo in una ciotola. Ora ci bagniamo un pochino le mani e facciamo delle polpettine grosse come una noce praticamente, che passiamo nel prezzemolo fresco un pochino. C'è chi non lo fa di passarlo del prezzemolo fresco, però a me piace abbastanza. Faremo una sì e una no, magari. Si mangiano con le foglie di lattuga, quelle che potete vedere sul piatto da portata, che si usano come, praticamente come cucchiaio. Si prende il foglio di lattuga, si mette il cicchettè e si mangia tutti insieme. Ecco a voi.